il fatto stesso che dopo 42 anni ancora siamo qui a testimoniare il nobilissimo gesto di mio fratello, la cosa mi emoziona tantissimo e da un lato mi fa anche molto piacere, perché il fatto stesso che siate tutti qua e non solo si continuino ogni anno a creare nuove manifestazioni di stima e di attestato, la dice lunga appunto sul gesto che Silvio compì quel giorno. La cosa più bella è proprio l'attenzione della gente nei confronti. Io tutte le volte il 2 agosto a Bologna, quando cammino per strada con questa folla ai lati che applaude, piango, piango tanto, perché non penso che cose del genere non possano esistere nella vita. E invece purtroppo il terrorismo dilaga ancora, anche se è un terrorismo diverso, però è sempre presente e non siamo riusciti a debellarlo. Però questo mi fa sperare, vedere tutta questa gente mi fa sperare che c'è una parte di bene, e penso che sia la maggioranza che alla fine trionferà sul male. L'esempio di mio fratello appunto deve portare a questo. Niente, al resto volevo porre i miei ringraziamenti all'amministrazione comunale, che è sempre molto sensibile, non manca mai la sua presenza, anzi nelle persone dell'amministrazione appunto si cerca sempre di collaborare, di creare qualcosa di nuovo.